Salve a tutti. Oggi parlerei del potere, che è una delle molle più importanti del mondo per l'umanità. Adler, l'allievo di Freud, ci fondò sopra una scuola analitica, sostenendo che l'umanità era mossa dalla molla del potere, che tutto soggiaceva alla regola del potere. E in un certo senso aveva ragione. Però noi possiamo guardare un fenomeno con la griglia che preferiamo. E quindi il comportamento umano può essere visto con la griglia del potere, attraverso la griglia del potere, o attraverso la griglia delle rimozioni, o attraverso la griglia delle proiezioni, eccetera, eccetera. E tutto va bene, ma nessuno è totalmente esaustivo. È come dire, io posso guardare la complessità di un popolo considerando le risorse commerciale che aveva, o le risorse agricole che aveva, o la religione in cui credeva, perché tutto muove un comportamento. Quindi, quando guardiamo, applichiamo una griglia e quella sola griglia, noi non guardiamo mai il complesso della cosa, ma solo una parte. Fermo restando che nella sua griglia Adler aveva ragione. Smontare il potere vuol dire in particolare smontare il potere dei genitori, cosa a cui pochissimi giungono. Attenzione, non è smontare il potere dei genitori esterni, che a volte può essere anche complicato, ma smontare quelli interni, perché quelli che si fissano dentro all'adulto sono i genitori del bambino, non quelli dell'adulto. E quelli continuano a regnare finché noi li smontiamo. Smontarli vuol dire vederli così come sono, come erano ieri e come sono oggi. Il potere si divide in due grandi categorie, poi lo possiamo dividere come vogliamo. Ma la distinzione più importante è che esiste un potere, un desiderio di potere che nasce dalla paura. Ed è, io voglio essere importante perché così i potenti non mi attaccano. Allora, se io divento importante come il genitore non mi potrà più toccare. Questa è la sintesi. Poi c'è un altro tipo di potere, che è il sentirsi padroni dell'altro e quindi poterlo far soffrire a nostro piacimento per il nostro desiderio di potere fine a se stesso. Che è la crudeltà, è la malvagità, è l'astrale negativo, funziona così. Per cui chi desidera fare magia attraverso la mente, usando la mente, si ricordi che si mette in contatto con quell'astrale lì. E se il contatto è molto forte, alla fine l'astrale se lo mangia. Quindi non provocate, non vi alleate mai con un ente, con un'entità che è molto, ma infinitamente più forte di voi, perché vincerà sempre. E vi sbranerà, cosa che non accade nella magia dell'anima, che anzi serve ad ampliare l'anima e le facoltà dell'anima. E diceva Gesù Cristo,
Non puoi servire due padroni, cioè non puoi servire la parte costruttiva e la parte distruttiva, l'astrale positivo e l'astrale negativo. L'astrale positivo è quello che tanti chiamano angeli, che però non hanno a che vedere con la cristianità, ovviamente, ma sono degli esseri che tendono a migliorare e a proteggere l'umanità in genere, ma soprattutto alcuni individui che vogliono liberarsi da questo astrale negativo. E quando diceva non puoi servire due padroni, la Chiesa l'ha interpretato, uno è Mammona, cioè Dio è Mammona. Ora, servire Dio non è positivo perché è da servi, è servire il Padre, è servire il potere del Padre e quindi è servire un potere. Non è liberatorio, mai. Perché bene che va, il Padre ci sacrifica, ci salva a costo del nostro totale sacrificio, della nostra snaturazione. Il diavolo era Mammona, guarda caso. Mammona era una dea del Mediterraneo, una grande madre del Mediterraneo, che in realtà aveva due nomi, il cui nome derivava, semplice dirlo, no? Capirlo, è da mamma, e la Chiesa nella mamma vede il diavolo. E gli antichi distinguevano fra la mater matuta e la mamma mammosa. La mater matuta veniva onorata e venerata anche in età romana, perché era una dea precedente. Ed era la natura cosiddetta naturata, perché si distingueva in due dee. Una era la mamma mammosa, che era la natura naturans, e poi c'era la mater matuta, che era la natura naturata, cioè una era la parte invisibile, una era la parte visibile della natura. Una era tutto ciò che potevamo cogliere, cioè la mater matuta, che poi mater è anche, anche il prefisso della morte, no? Ma tant'è vero che matare, matuta, vuol dire morta, matare in spagnolo significa uccidere, perché la madre aveva sempre questi tre aspetti, non dimentichiamolo, no? Di colei che dà la vita, colei che nutre e colei che uccide, che riprende nel suo grembo. Ma era un fatto molto dolce, non era sentito come un fatto di annientamento ostile. La dea ci riprendeva, riprendeva i suoi figli per ridargli nuova vita. Quindi la mamma mammosa era la parte invisibile della dea, cioè la sua anima, l'anima mundi. E in qualità di grande madre aveva anche il nome di Mammona. Pensate che questo nome la Chiesa Cattolica l'ha fatta diventare il diavolo, il demone. La figura della madre è demoniaca. Il che fa capire tante cose, insomma, no? Cioè come il lato dolce, il lato soccorrevole, il lato sensibile del mondo era inviso ai cattolici, che hanno dovuto comunque istituire una figura simile, anche se molto, ma molto diversa, cioè quella della Madonna, perché altrimenti non aveva piede. Perché la dea in tutto il Mediterraneo, tutto il mondo conosciuto, era una grande madre a cui la gente si appellava, cioè, ma anche i romani, ma quasi nessuno invocava Giove, quasi tutti invocavano Giunone, Minerva, Diana, soprattutto Diana poi era nelle campagne.
Ricordate sempre che il culto di Diana, come altri vari culti, per esempio quello delle ninfe, restò nelle campagne, che era sotterraneo, fino a circa il 1500, cioè non è vero che tutti si convertirono, tutti finsero di convertirsi, perché altrimenti li facevano fuori. Ma continuarono a credere i loro dei di nascosto, non erano società segrete perché non formavano società, ma facevano un culto personale, no? Che proseguivano nella loro casetta, nelle loro campagne, dove il tempio era nella natura. E finché la Chiesa poi capiva questa cosa, perché il fedele doveva andare in chiesa, perché se non andava in chiesa era una strega, era maledetto, era un demone. Però quelli andavano in chiesa e poi andavano a pregare nei boschi e nei campi. E finché decise di sterminarli attraverso l'Inquisizione, la Santa Inquisizione. Ecco il potere negativo. Ecco il potere che ha piacere di distruggere, di far soffrire, perché la Santa Inquisizione torturò in una maniera pochi poteri hanno avuto tanta cattiveria, forse nessuno come la Chiesa. Hitler ci è andato vicino. E il culto della Grande Madre era il culto della natura, era il culto della natura intelligente, lo ripeto, che noi abbiamo fatto diventare cretina attraverso il culto del Grande Padre, perché il Grande Padre non ammette femminile. Padre, figliuolo, Spirito Santo, tutte e tre maschili. Non ha bisogno della donna, tant'è vero che i preti sono celibi. Nega la donna, nega il femminile, perché il femminile gli risveglia l'anima, gli risveglia la natura e loro vogliono essere superiori a questo. Questo è il potere. Per non dimenticare che dietro all'ambizione del potere c'è la paura della morte. Se io sono particolare, forse non muoio, a me è destinato, è previsto un destino particolare. Guardate quanto spesso succede ai politici che perdono il loro potere, no, per un evento, magari vengono mandati a casa, so, il premier, il cosa, eccetera, e gli viene il coccolone, no? Gli viene l'aneurisma, gli viene un attacco di cuore, eccetera, eccetera, no? Perché? Perché perdono ciò che li tiene su. Il potere. E il potere tiene su come il buon umore, cioè come la coscienza sana. Gli alchimisti dicevano che arrivare alla fine dell'opera, della grande opera, che era l'opera dell'anima poi, e dava la ricchezza, l'immortalità e la panacea, insomma, no? Cioè faceva stare bene in salute, la salute. Il che in buona parte è vero, cioè che se si è sani dentro si è più in salute fuori, perché spesso noi somatizziamo. Logicamente la vecchiaia non si elimina. Questo è logico perché niente può andare contro le regole della natura, anche se alcuni ci hanno sperato. Io mi ricordo un martinista che mi disse: sì, si può campare fino a 200 anni, perché lui era anziano, quindi aveva paura di morire, no? In realtà è acquisire uno spirito giovane dentro. Attenzione, perché di questo spirito giovanile dei vecchi ne è parlato parecchio. E spesso lo spirito giovanile dei vecchi è il rifiuto della vecchiaia. Vi faccio tutta bionda, mi trucco, mi faccio tirare le guance, le cose, eccetera, perché rifiuto la vecchiaia. È una
È una debolezza di tutto rispetto, non ho niente contro chi fa queste cose, però certamente non è una persona così risolta, no? Non che quelle che si lasciano i capelli bianchi e non si truccano siano risolte, sia chiaro. Dipende dalla persona. Quindi lo spirito giovanile si comprende non solo dalla voglia di ridere, di scherzare, anche perché se uno scherza sempre non sente gli altri, non sente il dolore degli altri, ma è l'acutezza nel capire, è la possibilità di cambiare. I vecchi hanno la qualità poco piacevole che se gli date un cambiamento hanno paura, devono cambiare casa, oddio, devono cambiare città, devono cambiare posto, devono cambiare lavoro, devono cambiare, sono contro i cambiamenti, sono abbarbicati, no? Io ricordo un vecchietto che inchiodava le sedie e il tavolo di casa sua per terra al pavimento, perché niente si doveva muovere, no? Perché altrimenti veniva la donna delle pulizie e gli spostava le cose. E chiaramente era tutto immobile, così io non muoio, perché il movimento è vita, ma è cambiamento. E la vita alla fine cambia nella morte. Poi c'è un proseguo, ma questo bisogna scoprirlo. Badate bene. Questa rigidità è anche una caratteristica delle religioni monoteiste. Le religioni monoteiste sono le più rigide e sono quelle che devono convertire gli altri. I romani non tentarono mai di convertire nessuno. Ai romani stava benissimo pure il cristianesimo, se il cristianesimo non gli rompeva le scatole, cioè. Tanto è vero che ci fu un, mi sembra italiano, comunque ci fu un consigliere che gli disse: ma perché non gli facciamo un tempio a questi così la piantano ai cristiani? E lui disse: no, perché questi non è il tempio che vogliono, vogliono abolire le altre religioni. E che era vero. Ora, che ragione ha un religioso monoteista a convertire gli altri? Pensateci bene. Perché li deve convertire? Che gli frega? Se il vero Dio è loro che li porterà in paradiso, vorrà dire che a loro li porta in paradiso e altri no. Degli altri che gli importa? Niente, perché poi li ammazza per ragioni di religione, figuriamoci. Perché ha questo bisogno di convertire? Ve lo dico io, perché alla sua religione non ci crede. Se ci credesse, non avrebbe bisogno della conversione degli altri, perché non avrebbe bisogno della testimonianza degli altri. Quando noi cerchiamo di convincere qualcuno in una conversazione, convincere calorosamente, è perché non crediamo realmente a quello che sosteniamo, altrimenti ce ne infischiamo del fatto che l'altro sia convinto o meno, no? Beh, tu hai le tue idee, io ho le mie. E quando non crediamo nelle cose che diciamo, che abbiamo bisogno di convertire l'altro, l'altro ci deve dare ragione, perché allora è vero quello che diciamo. Se l'altro non ci dà ragione, quello che diciamo non è vero, forse è falso. Quindi qualsiasi religione voglia convertire è una religione non creduta, altrimenti se ne infischierebbe di chi crede e chi non crede. L'ebraismo, per esempio, non vuole convertire. Ora, perché in passato l'ha fatto. La regione di Petra, Giordania, insomma, anticamente, dove c'erano i Nabatei, furono costretti dagli ebrei a convertirsi.
erano gli Edomiti, i discendenti di Esaù, quello delle famose lenticchie con cui si prese che rinunciò alla propria primogenitura per un piatto di lenticchie. Vabbè. Cioè, quando gli antichi ebrei conquistavano i popoli, li convertivano e li ammazzavano soprattutto. Guardate che Giove si lamenta quando conquistano una città e non uccidono le donne e i bambini. Li rimprovera, dice: non avete ammazzato le donne e i fanciulli, anzi, vi siete presi le loro donne in mogli e ora le loro donne sacrificano alla dea Astarte, quindi erano cananei. Oggi non lo fa perché sono pochi, ma chi vanno a convertire, insomma, sono molto più forti di loro gli altri. Convertono molto di più i buddisti che lo fanno senza usare la forza, usano un altro sistema che è dare la compagnia, il sostegno morale, eccetera, eccetera. Quello che all'inizio facevano i cattolici, cioè i cristiani, che poi hanno smesso di fare perché gli hanno passato la legge biblica, perché da noi non è passato il cristianesimo, da noi è passato l'ebraismo, da noi è passato l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento non è mai passato. Il Cristo amava le donne, stava sempre con le donne. Le pie donne che lo seguivano ovunque, perfino sotto la croce. In realtà la Chiesa cattolica è l'esatto contrario della volontà del Cristo e dell'esempio del Cristo e dell'insegnamento del Cristo, di cui ho grande rispetto. Anche se io non sono credente, ma io non credo perché mi è caduta la mente. Il potere è quello, per esempio, del padre sui figli. Pensate, sono stati sempre accusati da alcuna parte della popolazione i romani perché erano un popolo di conquistatori. Ma ricordatevi che le tribù che hanno conquistato, a cominciare dalla Gallia, eccetera, eccetera, i Dalmati e così via, avevano potere di morte sulle mogli e sui figli. Addirittura spesso i figli non potevano essere portati a loro, come in alcune religioni galliche, finché non erano in grado di portare le armi. Era disdicevole vedere il padre accanto al figlio. Le donne non ne parliamo. Non erano tutti così, eh? Per esempio i Liguri. Avevano delle donne che rispettavano, che si facevano rispettare, che combattevano però insieme agli uomini, quindi erano combattenti e quindi rispettate. Come d'altronde a Gerusalemme gli ebrei hanno cominciato a rispettare le donne, tranne gli integralisti, ma quelli sono tutti fuori di testa, che stanno in un quartiere a parte, insomma, e quelli sono veramente fuori di testa, ma in genere gli integralisti di qualsiasi religione, politica, eccetera, sono tutti fuori di testa. Dicevo, gli ebrei hanno cominciato a rispettare le donne quando gli hanno dovuto far imbracciare il fucile, o il mitra, quello che è. Perché? Perché le armavano, le facevano combattere, ovviamente non potevano poi maltrattarle perché quelle tiravano fuori il fucile, insomma, no? Ormai non erano più le donnine a cui potevano raccontare le storie, no? Stavano in prima linea, rischiavano la vita anche loro. Quindi il potere era principalmente quello del padre sui figli, dove i figli venivano maltrattati da morire. In alcuni paesi arabi io ho visto scene terribili. Perché le donne sono trattate non come oggetti, peggio, come oggetti maltrattati, con le dovute eccezioni, ovviamente, anche lì. Però le madri poi si rifanno sui figli, come
Come sempre, quasi sempre, perché poi esistono persone particolari che escono fuori da questi meccanismi, ma quando le madri vengono martirizzate dai mariti, le madri martirizzano i figli, si sfogano sui figli perché la nostra aggressività funziona così. Per l'istinto cieco, cieco, non quello poi conquistato attraverso la consapevolezza. Noi sfoghiamo l'aggressività su chi è più debole, cioè se qualcuno più forte di noi ha sfogato la sua aggressività su di noi, noi inevitabilmente la sfoghiamo sui figli, cioè sui più deboli. Per cui le figlie femmine si deprimono da morire, i figli maschi si tirano un po' su perché pensano quando sarò grande, a mia volta io diventerò un persecutore. Bello questo mondo, eh? Il potere è la fonte dei mali, perché porta all'inganno, porta soprattutto all'inganno verso se stessi, perché quello che si sente potente inganna se stesso, perché lui può morire domani. Il potere non esiste, è tutto illusorio, è della mente. Quante volte la storia, per esempio, ha dimostrato che grandi uomini, uomini potenti, sono caduti improvvisamente per un altro potere che avanzava e quindi hanno avuto alterne vicende, no? Come diceva, nessuno può sapere da chi sia amato quando felice in sulla ruota siede perché dell'uno e gli altri amici al lato gli mostrano tutti una medesima fede, no? Cioè non si può sapere da chi si è amati veramente, no? Perché si è osannati finché siamo potenti e poi colpiti quando non lo siamo più. Perché gli altri amano di noi solo il potere con la speranza che gliene cediamo un pezzettino e consentiamo anche a loro di diventare potenti. La donna bella che sposa l'uomo potente pensa di diventare a sua volta potente attraverso il potere di lui. Lui a sua volta pensa di diventare potente perché dimostra attraverso la bellezza della moglie che lui può conquistare la donna, cioè la più bella, no? Quindi lui è il più potente. Noi abbiamo di questi artifici in cui l'anima non c'entra niente, perché se c'entrasse la gente si sceglierebbe in base all'anima. Cioè, come posso comunicare con questa persona? Ci sono persone con cui posso comunicare, altre con cui non posso, perché sono troppo diverse da me. Fra uomo e donna dovrebbe esserci questa grande possibilità di comunicazione per stabilire un rapporto profondo. Invece in genere c'è il sesso, la bellezza, la notorietà e poi ci sono le proiezioni, quello è mio padre, è come mio padre, quello è come mia madre, eccetera, eccetera. Il mondo vive di menzogne, ma non per cattiveria, non perché le compone, le studia, le vuole attuare, non consapevolmente. Questa è la cosa più grave, che il mondo inganna perché si inganna. Il potere è un'illusione mentale, perché noi moriamo soli. Al momento della morte siamo assolutamente soli. C'è un passaggio quando cade la mente. Un passaggio che è chiamato anche la piccola morte o la morte iniziatica, in cui noi siamo soli di fronte alla morte. E la mente tenta di ingannarci fino alla fine, dicendoci non andare oltre, perché di là c'è la morte, noi ti renderemo immortali. Più o meno è questo il senso. E noi dobbiamo accettare da esseri immortali, perché noi ci crediamo immortali, anche se non lo pensiamo, ma ci crediamo immortali, dobbiamo scegliere di morire per poter andare avanti. Ed è come scegliere di morire.
E la scelta della morte è la scelta della verità. Io affronto l'ignoto, affronto l'incognita assoluta, affronto la mia morte per il mio desiderio di verità. Perché sono stato messo al mondo da genitori che non ho scelto, che magari avrei evitato anche volentieri. Sono stato educato da cose che non avrei voluto, cioè mi hanno raccontato cose che non volevo. Avrei voluto un mondo diverso, avrei voluto un amore diverso, avrei voluto un amore, e avrei voluto un rapporto diverso con gli altri che nessuno mi dava. Parlo non per me, ma per tutti più o meno, no? O per molti. E mi hanno raccontato che dovevo sottostare, che questa era la legge e che dovevo farmi furbo o furba per andare avanti, ma non dovevo seguire i miei sentimenti. No, io voglio la verità, non questo. Piuttosto morire che rimanere nell'inganno. Ma in realtà quella che muore è la mente condizionata. Non è né la mente né l'anima, lo ripeto. E la scoperta del mondo comporta parlo addirittura di ciò che succede nell'opera Rosso. Che ho già detto, io ho iniziato, non ho terminato, non so nemmeno se si termina, neanche ci credo che si termini. Insomma, comunque, quella fase io ne posso raccontare una parte, insomma, il resto non lo so. E racconto solo ciò che sperimento. C'è una grande compenetrazione negli altri. C'è una grande sensibilità. C'è un sentire il dolore dell'altro, oltre alla gioia dell'altro. C'è una possibilità di condividere la gioia degli altri, perché se uno sta bene, stiamo bene. Se l'altro è felice, siamo felici. Non è una donazione, non è un dover essere, è proprio una compenetrazione. Oggi si dice un'empatia, perché è il vocabolo di moda. Ma contemporaneamente sentiamo l'infelicità dell'altro e sentiamo l'infelicità dell'umanità. Per non parlare degli animali allevati, di cui sentiamo tutto il dolore terribile di tanti animali imprigionati, torturati, ammazzati, terrificati. Quando sentiamo questo, proviamo un dolore lancinante. Cioè, come si fa a vivere allora? Semplice. Ci stacchiamo. Di questo non avevo ancora parlato, ma l'opera Rosso è fatto di questo. Non possiamo vivere con tutti i sentimenti fuori perché ci annientano. Non possiamo partecipare continuamente del dolore degli altri, altrimenti stiamo male sempre. È vero che la reggiamo da forti, però è vivere male. Per cui cerchiamo di staccarci dal dolore degli altri il più delle volte e cerchiamo di partecipare alla gioia degli altri e cerchiamo di staccarci però non è il distacco che facciamo, non è il distacco della mente, perché noi sappiamo sempre tutto. Stacchiamo la partecipazione al dolore, perché all'altro non serve. E perché noi dobbiamo mantenerci integri, almeno finché campiamo decentemente. Anche se passa la smania di vivere a tutti i costi. Perché
Però riusciamo a stare bene, anzi anche molto bene, anche con un grande sorriso e un grande divertimento, ma dietro c'è sempre l'altra parte che soffre per gli altri. Solo che possiamo staccare. È uno stacco che non cancella, è uno stacco che non toglie consapevolezza. È come prendere una distanza per la nostra salute. E possiamo riattaccarci con chi sta bene ed è una grande emozione, o con chi sta male ed è un grande dolore. Quella dicitura del Mutus Liber, ma anche di altri libri, in cui dice 1, 10, 100, 100.000, eccetera, è che tutto viene dilatata. Sia la gioia che il dolore, perché sentiamo il mondo, la terra. E questo non solo non fa sentire potere, perché non ce l'abbiamo il potere, ma che potere abbiamo? Attenzione, perché anche la magia non è potere. La magia anch'essa è compenetrazione col mondo magico, perché se non c'è quella compenetrazione non si fa magia. Ma per entrare veramente nel mondo magico, perché ci si può entrare per una dote particolare o ci si può entrare per un percorso particolare, bisogna entrare nell'opera al bianco, che è l'opera della luna. E ricordatevi, la dea della magia è Diana, perché è dea della luna. Non parlo della divinità come dea da adorare o eccetera eccetera, non è che voglio fondare un'altra religione, sia chiaro. Però se non capite l'atmosfera della luna, se non entrate nell'atmosfera della Luna, ed è un'atmosfera che un po' percepiamo di notte quando c'è la Luna piena, anche non piena, insomma quando c'è la Luna, se non entriamo in quell'atmosfera là, se non la sentiamo dentro di noi, se non ci entriamo dentro, non si fa magia. La magia è lunare, per questo le prime società furono tutte lunari, che è una cosa che nessun antropologo ha mai spiegato, perché non l'ha mai vissuto. Il bello è che quando cade la mente, moltissime cose diventano chiare. Come diventa chiaro ciò che accade dopo la morte, almeno fino a un certo punto, eh? È sempre tutto relativo. E ciò che accade a quelli che sono vissuti, che in morte cadono preda dell'astrale negativo. Vi assicuro che non è una bella morte. Ok, alla prossima.